Questa sarebbe, ce n'è una lì e una qua. L'ape interagisce con l'ambiente a 360 gradi, quindi assorbe tutte le problematiche dell'ambiente, i cambiamenti climatici, la modificazione del paesaggio, quindi riduzione di flora apistica, l'introduzione di organismi esotici, nel nostro caso la Varroa destructor, quindi l'agricoltura intensiva con l'uso di agrofarmaci e anche l'attività apistica stessa. Sì, ma non è schermato. No, perché pensavo se per usare quelli in bassa tensione, se fosse schermato, abbiamo una possibilità. Il sistema Melixa ha la caratteristica unica di riuscire a conteggiare il numero di api che entrano e escono dall'arnia nell'arco di una giornata. Questa informazione è molto utile perché permette di conoscere lo stato di salute della colonia, se la colonia sta crescendo, se c'è della produzione, oppure se invece ci sono delle problematiche che devono essere valutate di volta in volta. Questa è la covata delle api operaie, questo è un po' di uccellette da fuchi, qui c'è miele e qui c'è polline. Questo è un fuco, i maschi, vedete che altro più grandi sono. Finché non si comincia ad affrontare questo fenomeno in maniera generale, non si può capirne un granché. Allora questo tipo di monitoraggio serve ad avere una immagine più chiara di quello che è lo sviluppo, la biologia delle api e riuscire a correlare eventuali diminuzioni di popolazioni, rallentamenti di attività a dei momenti e a dei tempi ben precisi. In modo random come facevi prima i nostri. Posso farti anche. I dati raccolti vengono caricati su cloud e l'apicoltore o il ricercatore in modo molto semplice può accedere a questa tipologia di interfacce, monitorare in tempo reale
tutte le informazioni che vengono raccolte dal sistema, oltre che vedere tutti i dati storici, quindi i grafici degli andamenti, e capire appunto l'evoluzione della colonia nel tempo.